Non credo che Dors abbia la possibilità di fare la differenza su processi così profondi di trasformazione del modo con cui si costruiscono le conoscenze e le opinioni nella società. Però Dors ha di sicuro da un lato il compito di fornire una fonte accreditata di conoscenze che il più possibile si avvicinino a quello che potrebbe essere una buona e consensuale opinione sulla verità. E dall'altro può cercare di, come dire, di dare un ordine ai problemi, ai rischi, ai bisogni su cui comunica delle conoscenze, che sia il più vicino possibile a cosa succede nella sanità pubblica. Questo è il compito, una delle missioni di Dors, di offrire un'idea sulle priorità che sono molto vicine a quelle della sanità pubblica. E forse in questo modo serve anche a ridimensionare l'opinione che si diffonde nella popolazione su cosa è importante e cosa non è importante. Se uno dice con una fonte accreditata che cosa effettivamente si sa e cerca di farlo mettendo all'attenzione le cose che sono più importanti, questo diventa effettivamente un contributo essenziale per questo processo. Intanto mi sono sempre chiesto se Dors è maschile o femminile, non so, però una delle parole che mi vengono in mente è il femminile, perché effettivamente c'è una sensibilità femminile dovuta anche a quest'altra componente femminile nell'organizzazione. Un'altra parola che mi viene in mente è simpatia, perché effettivamente il tocco che c'è dentro il modo con cui da Dors si rapporta ai suoi clienti, quelli che si avvicinano a Dors cercando un'assistenza, è quello. E la terza parola che mi viene in mente è timidezza, perché forse Dors sta attento, forse fin troppo attento a non mettere i piedi nel piatto, quindi a cercare posizioni di equilibrio e di prudenza nel modo con cui costruisce e diffonde informazioni. Probabilmente non può fare diversamente, perché lavora per delle istituzioni e quindi deve giocare un suo ruolo all'interno di questo quadro, forse qualcosa di più rispetto alla timidezza in qualche caso sarebbe utile, soprattutto in queste temperie.